aveva capito che il riflesso di queste onde elettriche avrebbero poi potevano essere usate per vedere gli ostacoli. Lui pensava soprattutto alle navigazioni in mare, no? Perché lui ha passione per il mare e poi perché è passato molto tempo della sua vita navigando. E poi ha avuto lo yacht Elettra come sua casa per diversi anni. E quindi lui pensava al pericolo che correvano questi comandanti, marinai, sulle navi, che soprattutto nei mari nel nord, che c'è una nebbia fitta, impenetrabile, che nasconde completamente la visibilità. E quindi trovare un sistema da poter riflettere, difendersi dall'ostacolo. E quindi aveva avuto l'idea, con le onde elettriche, di poter trovare appunto questa nuova invenzione che ha fatto e che è il radar. Eravamo in navigazione nel Golfo del Tiguglio, era 1935 circa, e andavamo verso Sestri Levante, e quando siamo arrivati al largo, dove c'è il porticciolo, ma però molto al largo di Sestri Levante, ci siamo fermati per poter anche organizzare queste due boe che aveva pensato di mettere nel mare mio padre. E ci ha chiamato, a mia madre, a me: Cristina, Elettra, venite a aiutarmi a mettere delle lenzuola bianche intorno alla cabina di comando. E ha formato come una ricopertura di nebbia, e era proprio completa invisibilità. E a questo punto lui ha dato gli ordini di andare precisamente nella direzione in cui lui voleva, e infatti è riuscito a entrare fra le due boe di prua. C'era spazio giusto per poterci navigare, e senza vedere, senza poter... quindi lui ha chiamato questo la navigazione cieca. Il primo cellulare, diciamo, l'ha creato mio padre, e era per Pio XI, per il Papa, che quando andava d'estate in macchina poteva parlare con Castel Gandolfo, con il Vaticano a Roma, e così era un apparecchio più grande, e che poi è diventato sempre più piccolo. E mio padre diceva: arriverà il giorno, lo diceva, infatti ci sono i giornalisti in America e tutto, che le persone potranno avere una scatoletta in tasca con cui potranno parlare con la fidanzata. Quando mio padre e mia madre sono andati, hanno fatto il giro del mondo e mi hanno lasciato a Roma, qui in questa casa, con i miei nonni, con i genitori di mia madre. E allora, quando erano
l'Oceano Pacifico, Guglielmo Marconi, mio padre, ha organizzato una pianta radio a bordo della nave, credo che era il Chichibu Maru, una nave giapponese, per poter parlare con me, perché era mesi che non sentiva la mia voce. E infatti io poi, da un momento all'altro, ho sentito al telefono, c'è papà al telefono, e sapevo che era lontanissimo, e la voce di mio padre, che mi chiedeva come stavo, che così, un'emozione recitatissima, è stata una cosa bellissima quella. Ero piccolo, ma lo ricordo tanto bene. Io lì c'ero, ecco, alla BBC, e mi hanno fatto vedere, queste immagini su uno schermo di cavalli che saltavano, di persone che montavano, sportivi, e delle cose anche molto divertenti per me, e capivo che era come un filmato su questo schermo, e era bellissimo. Infatti era la prima televisione, me l'ho vista io, alla BBC. Lei è una testimone di così tanti eventi legati veramente, lo dico di nuovo, ad un gigante dell'umanità, davvero.